Scelto di chiamare questa presentazione Co-sviluppo, sfida per un ONG, sfida per una comunità. Volevo con voi fare una riflessione su anche le tante cose che ci girano nella testa affrontando questo percorso di lavoro, sia internamente all'ONG, nel ripensarsi come un soggetto che fa cooperazione, che agisce sul territorio italiano, sia nel relazionarsi con questo attore nuovo, come dicevamo, che sono le associazioni di immigrati, sia nel relazionarci con finanziatori che in qualche modo ci hanno dato lo spunto ad avviare questa riflessione, come Fondazione Cariplo, decidendo di finanziare un esperimento, perché i progetti di cui parlerò io e di cui ha parlato Patrizia hanno un pezzo legato alla cooperazione internazionale sul quale ci sentiamo un po' più ferrati, no? Alla luce di 40 anni di esperienza, di un po' più, di un po' meno di CEI, ma di tanta storia di cooperazione internazionale, e poi tutto un gruppo di attività molto ampio e variegato che coinvolgono le associazioni di immigrati, che in realtà ci sfida ogni giorno a ripensarci anche proprio nella nostra visione di che cosa vuol dire ONG, di che cosa vuol dire fare sviluppo. Le prime slide rimangono, diciamo, come materiale dell'incontro. Riprendevo un po' che cos'era la definizione di co-sviluppo, perché mi sembrava giusto condividerla, è anche un po' un punto di partenza interessante. Con co-sviluppo si intende appunto la capacità o la possibilità delle persone migranti di contribuire allo sviluppo del loro paese di origine in forme diverse, collegando questo concetto in maniera stretta alla capacità di partecipazione, al potenziale di partecipazione e di integrazione nel paese che li accoglie, come se questi due concetti fossero stretti quasi in una morsa circolare. E da lì anche l'idea che forse nelle migrazioni contemporanee, che non sono più quelle dell'inizio del Novecento, dove uno andava via, salutava amici e parenti, lasciava una foto sbiadita, non si rivedeva mai più, forse si arrivava una lettera ogni tanto, adesso assistiamo in realtà a movimenti circolari di persone, di idee, di contatti, di capitali anche, e anche una serie di tecnologie che accorciano le distanze e quindi che in realtà ci trovano di fronte ad un fenomeno migratorio diverso, con una fisionomia molto diversa. La sfida del cosviluppo è trasformare, cogliere gli aspetti di questa fisionomia di un fenomeno sociologico diverso e farli diventare una potenzialità. Questo è il quadro, perfetto, non fa una grinza, uno se lo trova davanti e dice bello, per un ONG è anche una sfida interessante, se uno ha voglia di mettersi alla prova, se si rende conto, guardandosi intorno, che il mondo sta cambiando e che forse veramente, no, lo sviluppo vecchia maniera, no, da travaso di capitali, competenze, no, in maniera quasi paternalistica, da un nord sviluppato con risorse, con un'idea di futuro, al paese, no, del terzo mondo che vedrà un futuro bellissimo e roseo grazie al nostro intervento. Le ONG si interrogano sul fatto che questo scenario non c'è più e che quindi in realtà bisogna ripensarsi anche come soggetto di cooperazione internazionale. Il co-sviluppo è una sfida molto interessante. Quando poi nel giorno dopo giorno uno ce l'ha tra le mani come diciamo, occasione di lavoro e anche di messa alla prova delle proprie competenze, i punti interrogativi sono tanti. Quindi io volevo un po' condividere con voi questi punti interrogativi e poi farvi vedere una serie di tentativi che stiamo facendo, nel senso che all'inizio uno rimane un po' immobilizzato dicendo dove parto e poi fa una serie di tentativi. Mi è piaciuto molto che il dottor Fontana, ma anche Patrizia, ha usato la parola futuro. Io in realtà avevo messo, adesso vado avanti perché le prime non... fondamentalmente l'idea che il co-sviluppo ci parla di futuro. Questa è una frase che negli ultimi mesi mi continua a girare nella testa. Perché il co-sviluppo ci parla di futuro? Perché in realtà ci obbliga quasi ad andare un po' più veloce di quella che è la nostra
a volte triste quotidianità nel pensare al fenomeno dell'immigrazione sempre come un'emergenza, sempre come qualcosa che riguarda il qui e ora, che trasforma in maniera violenta e repentina le nostre società come se fosse iniziato ieri e finisse tra due ore. In realtà ci troviamo di fronte ad un fenomeno che interessa il nostro continente da decenni e anche il nostro paese ormai da decenni, e quindi è un po' miope immaginare che stiamo pensando ad un fenomeno emergenziale o di contingenza. E proprio perché invece è un fenomeno strutturale, è necessariamente un fenomeno che sta trasformando la nostra società e che ci consegnerà ai nostri figli, quando li avremo, un futuro diverso, un futuro dove probabilmente quello che noi stiamo dicendo, e adesso sembra un'utopia, il migrante attore nella società, il migrante con delle competenze a frutto del paese di origine e di destinazione, sarà una realtà. Perché ci troveremo persone che sono nate e cresciute qui, persone che non loro malgrado, ma malgrado qualcun altro, sono e si sentono cittadini di questo paese e si sentono anche cittadini dei paesi da cui hanno origine i loro genitori o nel quale magari sono nati. Mi piace parlarne in questi termini, perché se invece uno si concentra nel qui e ora, sembra di lavorare tappando buchi. No? Ma le associazioni di migranti sono strutturate, ma le associazioni di immigrati non hanno capacità di progettazione, ma non hanno potere economico, sono fatte di persone con lavoro volontario, no? Completamente concentrati su questa situazione molto emergenziale. Io penso che per immaginare come fare le cose che abbiamo scritto sui testi di progetto, che giorno per giorno proviamo a fare, invece forse è il caso di sollevare un po' lo sguardo e di pensare che non sarà sempre così e che già non è sempre così. Quindi, questa cosa per dire che da ONG ci troviamo, diciamo, i nostri due filoni di azione: la cooperazione internazionale, che viene rimessa in discussione da questo nuovo scenario globale, e tutto il tema della coesione sociale. Chiamiamola così, può passare attraverso l'integrazione delle persone migranti, ma può passare anche attraverso, come diceva Patrizia, un'educazione diversa che educhi cittadini italiani di domani a un'educazione civica, a un senso di appartenenza alla comunità, a un rispetto delle istituzioni e del luogo dove si vive. Tutto questo che nei progetti di cooperazione internazionale noi abbiamo sempre chiamato anche sviluppo di comunità e che abbiamo quasi esportato come se fosse una formula magica, in realtà è un'urgenza che richiama anche le nostre società e sempre di più. In qualche modo il cosviluppo ci obbliga a noi ONG a metterle insieme, perché ci fa fare cooperazione in un modo un po' nuovo, tenendo conto di un attore della comunità diverso, e dall'altra parte ci fa parlare qui ai nostri territori di coesione sociale considerando un attore nuovo e magari travasando anche dei contenuti di cooperazione che vengono dai nostri progetti. Faccio un esempio molto semplice: sono tornata dallo Sri Lanka da poco, dove sono andata a raccontare ai nostri colleghi srilanchesi come se quello con cui siamo alle prese qui, quindi il contattare le associazioni di migranti srilanchesi, cercarle di coinvolgere in progetti di sia di sviluppo locale qui in Italia che nel paese di origine. E uno dei primi ostacoli che noi stiamo trovando è quello di riuscire a tradurre la nostra strategia di azione in un linguaggio anche solo comprensibile. Cioè l'associazione buddista di Milano, Sangamaya, che fa le sue celebrazioni, che ha la sua vita attiva sul territorio, ci incrocia e un po' ci guarda e dice: ma questi, ma che vogliono? Ma perché ci vengono a chiedere di fare delle cose insieme? Senza un pregiudizio negativo, ma proprio per, diciamo, curiosità mista anche un po' a... Non siamo tanto abituati a interloquire con un soggetto nuovo che ci chiede quasi di andare oltre il nostro quotidiano di celebrazioni. E in qualche modo noi ONG ci siamo trovati a dire: vabbè, come facciamo a rendere visibile l'opportunità che una collaborazione non solo con noi, ma anche per esempio con un finanziatore come Fondazione Cariplo, con finanziatori locali come il Comune, possiamo offrire? Parlo di questa cosa con i miei colleghi srilanchesi che mi dicono: guarda che è la stessa cosa che capita qui a noi. Sai quante volte tu, non so, hai un progetto di sviluppo rurale, hai un'associazione di contadini,
preoccupata diciamo, della contingenza di tarpar buchi, di vendere il caffè al miglior offerente e che fa fatica a immaginare uno sviluppo comunitario che può essere di rafforzamento per la propria strategia di sviluppo. Forse potremmo confrontarci nelle strategie che usiamo qui e là, oppure forse potreste un po' ascoltarci, visto che noi siamo srilanchesi, stiamo lavorando in Sri Lanka con degli srilanchesi e voi lì state cercando di costruire un dialogo con loro. Insomma, è veramente stimolante e interessante per un ONG mettere questo nuovo attore nel nostro lavoro di cooperazione. Detto questo, che cosa noi abbiamo cercato di fare? Ma proprio in sintesi, la prima cosa è conoscere e farsi conoscere. Non bastano i libri, non basta quello che ti dicono le persone intorno, è prendere, girare, andare, vedere le persone, incontrarle, parlarci, condividere dei momenti. Cioè, le associazioni di immigrati hanno una loro vita associativa, prima di presentarsi dicendo potrebbe essere migliore, potrebbe essere più solida, potreste fare delle cose più grandi, condividere insieme la vita associativa che già esiste, capire come queste persone hanno deciso di mettersi insieme, quali sono i loro obiettivi e capire come e se si possono incrociare ai nostri. L'altro aspetto è la comunicazione. Noi ci siamo resi conto, abbiamo trovato una galassia abbastanza vivace di associazioni legate alla comunità srilanchese, che non si conoscono, che poco si parlano tra di loro, che gli italiani non conoscono. Noi abbiamo assistito a delle celebrazioni buddiste sul territorio milanese di un'imponenza, con una partecipazione e anche di un coinvolgimento fortissimo, magari in una cascina sperduta in fondo a Viale Ripamonti, che se uno va dritto e non si rende conto, gira l'angolo, ci sono 2000 persone srilanchesi che stanno diciamo, celebrando un pezzo di nuova città, perché anche quella è la città di Milano e nessuno lo sa. Quindi puntare sulla comunicazione, sull'apertura alla società italiana, alle altre comunità immigrate, sul farsi conoscere. E da lì campagne di sensibilizzazione e di informazione.